Bene, allora, la presentazione di oggi riguarda l'effetto Compton, che è un effetto molto importante perché è quello che alla fine ha convinto tutti gli scienziati del fatto che effettivamente la luce fosse composta di fotoni, come aveva ipotizzato Einstein. Se seguiamo un po' il percorso che abbiamo fatto in questi ultimi tempi, abbiamo visto che la prima idea di quantizzazione risale al 1900, cioè Planck, il corpo nero, interpretato grazie ai quanti di energia. Il successivo passo, vi ricordate, Einstein 1905, l'ipotesi che la radiazione stessa sia a pacchetti di energia, cioè i fotoni. Però l'idea dei fotoni, proprio come costituenti la radiazione, non fu accolta in maniera proprio convinta dagli scienziati dell'epoca. Se andate a vedere cosa pensavano Planck, Lorentz, Millikan, erano piuttosto scettici sul fatto che effettivamente i fotoni esistessero, nonostante il fatto che avessero spiegato bene l'effetto fotoelettrico. D'altra parte, se ci pensate, il fotone è una particella un po' strana, nel senso che detto fra virgolette particella, è una particella di massa nulla, perché è una particella che viaggia alla velocità della luce e quindi ha poco da spartire con le particelle ordinarie. Per cui restava ancora il dubbio che effettivamente la luce fosse poi fatta di fotoni e non si trattasse invece di un'ipotesi ad hoc che aveva spiegato bene l'effetto fotoelettrico, ma sotto sotto qualcosa dovesse ancora essere approfondito. Ecco, l'effetto di cui parliamo oggi, cioè l'effetto Compton, mette la parola fine su questa disputa. C'è da dire però che se guardiamo l'epoca, l'effetto Compton è datato 1923, cioè 1923 è l'anno in cui vengono pubblicati i lavori di Compton. Questo vuol dire che in mezzo c'è tutta una rivoluzione nella fisica, solo date che già conosciamo, 1910-13 ci sono gli atomi di Rutherford, Bohr, Millikan, quindi c'è tutta una serie di esperienze in mezzo che hanno fatto evolvere l'idea della fisica in quel periodo. Però bisogna arrivare al 23, all'effetto Compton, veramente per avere una chiara e definitiva idea del fatto che la luce è effettivamente fatta di fotoni. E questi fotoni, noi abbiamo visto, sono dotati di un'energia. Abbiamo visto che, diciamo, la formula che c'è dell'energia del fotone è E uguale a H per F. Ma nel 1916 Einstein introduce ancora un qualcosa di più, cioè fa capire che i fotoni non solo possiedono energia, ma possiedono anche quantità di moto. Adesso il fatto che una particella di massa nulla abbia quantità di moto vi fa chiaramente capire che la quantità di moto intesa come prodotto m per v non va bene per parlare di fotoni. E difatti Einstein riesce a dimostrare che la quantità di moto del fotone è data da questa formula, h per f fratto c. Cioè, in pratica, a numeratore c'è l'energia H per F e a denominatore la velocità della luce. Siccome vi ricordate che C è uguale a F per lambda, vedete chiaramente che F fratto C equivale a 1 su lambda. Quindi l'altra formula, quella che poi in genere si utilizza e si ricorda della quantità di moto dei fotoni, è H fratto lambda. In pratica che cosa vuol dire? Vuol dire che quanto più un fotone ha una frequenza elevata, ad esempio raggi ultravioletti, X, gamma, tanto più porta con sé quantità di moto. E voi ricordate che la quantità di moto è quel concetto che interpreta le situazioni di urto. Quindi l'effetto Compton è effettivamente un effetto che ha a che vedere con gli urti. Adesso cerchiamo di capire di che tipo di urti. Allora, prima di tutto bisogna dire che l'apparato sperimentale di Compton è abbastanza, diciamo, semplice nelle sue idee essenziali, ed è quello che vedete qui proiettato. Cioè, in pratica, Compton che cosa fa? Manda dei raggi X di una lunghezza d'onda particolare.
I raggi X hanno lunghezze d'onda molto corte, quelli utilizzati da lui avevano una lunghezza d'onda di 71 picometri. È importante ricordarlo proprio perché tornerà nel discorso, proprio perché i suoi grafici e quelli che noi esamineremo hanno tutti questo valore un po' come riferimento. Questi raggi X incidenti che vedete arrivare vengono collimati da una serie di fenditure e poi vanno a incidere su un bersaglio di grafite. Cosa ci si aspetta succeda nel momento in cui i raggi X incidono sulla grafite? Beh, intanto che i raggi X interagiscono con gli elettroni della grafite, in particolare con gli elettroni liberi, e per questo motivo vengano diffusi tutto attorno. Questo fenomeno proprio si chiama diffusione dei raggi X. E se voi pensate un momento a come usiamo il termine diffusione nel linguaggio comune, che cos'è per noi diffondere? È un qualcosa che riceve un'informazione e poi la propagano. Pensate ai mezzi di diffusione, no? Il giornale riceve l'informazione e la propaga attorno. Così la diffusione è quel fenomeno per cui quando in questo caso dei raggi X incidono su un materiale, in particolare sugli elettroni liberi, poi vengono diffusi, cioè irradiati tutto attorno. E per quale motivo dovrebbero esserci dei raggi X irradiati? Beh, se pensate alla teoria classica dell'elettromagnetismo, i raggi X cosa sono? Delle onde elettromagnetiche. E queste onde, con il loro campo elettrico, vanno a interagire con gli elettroni. E gli elettroni, soggetti al campo elettrico, iniziano ad oscillare alla frequenza della radiazione incidente. Però voi sapete che una carica elettrica oscillante emette onde elettromagnetiche, come se fosse una piccola antenna. E quindi questi elettroni in moto diventano delle antenne che irradiano attorno a raggi X, cioè delle onde elettromagnetiche della stessa frequenza dell'onda che li ha sollecitati. Quindi che cosa ci si aspettava dal punto di vista classico? Che i raggi X, incidendo sul bersaglio di grafite, dessero origine tutto attorno a una, diciamo, diffusione di raggi X della stessa frequenza, cioè della stessa lunghezza d'onda. Per studiare questa cosa, Compton mette attorno al bersaglio un rivelatore. E questo rivelatore, in pratica, che cosa può fare? Può cambiare di angolo, quindi andare a rilevare raggi X a vari angoli, lì viene indicato con la lettera Φ nella figura, e oltretutto questo rivelatore può ottenere l'intensità dei raggi X e misurarne anche la lunghezza d'onda. Quindi sostanzialmente l'esperienza consiste nel portare il rivelatore a vari angoli e a vari angoli misurare l'intensità della radiazione diffusa, dei raggi X diffusi, e anche la lunghezza d'onda di questi raggi X. Secondo la teoria classica, come vi ho detto, dovrebbe succedere che a tutti gli angoli i raggi X abbiano sempre la stessa lunghezza d'onda di quelli incidenti. Invece, che cosa trova Compton? Trova un fatto piuttosto inusuale, che viene rappresentato in questi grafici che vedete qua. Allora, intanto sono quattro grafici relativi a che cosa? A quattro angoli diversi. Ricordatevi che Φ è l'angolo fra la direzione dei raggi X incidenti e la direzione dei raggi X diffusi, dove io vado a mettere il rivelatore. Il primo grafico si riferisce a un angolo Φ uguale 0, il secondo con un rivelatore a 45 gradi, il terzo a 90, il quarto a 135, cioè 135 vuol dire 90 più altri 45, il rivelatore sta dietro il bersaglio. Cosa si nota? Non sembra di notare niente di particolarmente strano nel primo. Notiamo che i raggi X diffusi hanno un'intensità che è massima per la lunghezza d'onda proprio di 71 picometri, che sono, diciamo, esattamente quello che ci si sarebbe attesi, nient'altro. Però guardate già cosa succede a 45 gradi. I raggi X presentano un
due picchi di intensità. Uno corrispondente ai 71 nanometri, ce l'aspettavamo, e uno invece un po' spostato a una lunghezza d'onda superiore. Al punto che, come vedete, qui viene evidenziato in questo grafico lo spostamento che c'è fra la prima e la seconda lunghezza d'onda, e questo spostamento viene chiamato delta lambda. Cioè, in pratica, è come se a quell'angolo si misurassero i raggi X che ci si aspettava, ma anche raggi X di lunghezza d'onda più alta, più lunga. La cosa si ripete anche a 90 gradi. Vedete qui di nuovo intensità in funzione della lunghezza d'onda, il picco a 71 nanometri e poi un secondo picco spostato rispetto al primo e più spostato di prima. Cioè, se prima il delta lambda era relativamente piccolo, adesso il delta lambda è cresciuto. Cioè, con un angolo di 90 gradi, oltre ai raggi X attesi, 71 nanometri, mi trovo anche dei raggi X di lunghezza d'onda assai più lunga di quello che mi sarei aspettato. E più l'angolo cresce, fino ad arrivare a 135 gradi, e più questo spostamento fra la lunghezza d'onda attesa è rilevata, perché il picco a 71 nanometri c'è sempre, e quella invece caratteristica dell'angolo continua a crescere. Quindi, in definitiva, cosa succede? Succede che c'è un effetto imprevisto che la fisica classica non riesce a spiegare. Questo spostamento delta lambda che si ha della lunghezza d'onda prende anche il nome di spostamento Compton. Per cui, se sentite parlare in un esercizio o in un testo di spostamento Compton, si intende il delta lambda, cioè la differenza di lunghezza d'onda che c'è fra quella del picco, del secondo picco, quello a lunghezza d'onda maggiore, meno quella del primo picco, quella a lunghezza d'onda minore. Ok? Questi sono i dati sperimentali. Va tutto bene? Devo soffermarmi o posso andare dritto? Beh, perché questi dati non soddisfacessero la fisica classica, l'abbiamo detto, non ci si aspettava il secondo picco. E quindi come si può tentare di spiegarlo? Ecco, Compton lo fa in un modo assolutamente semplice, considerando proprio il fatto che i fotoni siano trattabili come delle particelle. E quindi, di nuovo, come già aveva detto Einstein per l'effetto fotoelettrico, anche nell'effetto Compton ci sia un'interazione uno a uno tra il fotone che arriva e l'elettrone libero, l'elettrone fermo, nel bersaglio di grafite. Proprio come se fossero due palle da biliardo, una che arriva ne colpisce un'altra. Adesso voi ricordate che in queste situazioni, specie se l'urto è elastico, si hanno delle conservazioni, no? Ad esempio la conservazione dell'energia e la conservazione della quantità di moto. Ecco, Compton fa proprio uso di queste due relazioni per arrivare poi alla spiegazione del suo effetto. Però prima di scendere un po' più nel dettaglio della spiegazione, cerchiamo di capire perché mai dovrebbero esserci dei raggi X con una lunghezza d'onda maggiore, dopo che c'è stato un urto tra il fotone e l'elettrone libero. No. La spiegazione è abbastanza semplice. Pensiamo alla conservazione dell'energia. Quando arriva il fotone incidente, ha un'energia H per F. Urta l'elettrone. Se pensate a un urto simile a un urto di palle da biliardo, che cosa succede? Che una parte dell'energia del fotone va all'elettrone, quindi diventa energia cinetica dell'elettrone. Il resto rimane al fotone. Quindi questa era l'energia iniziale prima dell'urto. Dopo l'urto abbiamo ancora un'energia al fotone, però meno di prima. Perché una parte dell'energia è stata passata all'elettrone, è diventata energia cinetica dell'elettrone. Se quindi il fotone incidente aveva un'energia più grande e il fotone diffuso un'energia più piccola, cosa vuol dire? Che la frequenza del fotone incidente era più elevata e quella del fotone diffuso è più bassa. Questo è il punto essenziale, no? Che ci aiuta a capire anche in modo intuitivo queste cose, no? Arriva un fotone con energia HF, urta l'elettrone, gli cede un po' d'energia cinetica,
e allora resta con meno energia, cioè resta con una frequenza più bassa. Ma avere frequenza più bassa cosa vuol dire? Avere lunghezza d'onda più alta. Questo spiega come mai nell'urto di un fotone X con l'elettrone libero, dopo la diffusione, il fotone abbia una diversa lunghezza d'onda, cioè sia caratterizzato da una lunghezza d'onda più elevata rispetto a prima. Vi torna come spiegazione. Quindi, intendendo questa situazione di diffusione come un urto di fotoni con elettroni liberi, si capisce perché io debba, dopo l'urto, trovare delle lunghezze d'onda superiori e sempre superiori. Invece riguardo al resto, cioè al fatto che ci sia una dipendenza fra l'angolo e questa delta lambda, cioè questo spostamento conto, lì bisogna entrare proprio nel dettaglio dei calcoli. Come vi ho detto sulla fotocopia che vi ho passato c'è tutto il dettaglio, ma bisogna considerare la quantità di moto relativistica dell'elettrone, l'energia cinetica relativistica. A me sembra possa bastare dire questo, che Compton applica le leggi di conservazione della quantità di moto, del fotone e dell'elettrone, quindi del sistema, prima e dopo l'urto. Le scrive sui due assi, l'asse delle X e l'asse delle Y, come siamo abituati a fare negli urti, e insieme a questo applica la conservazione dell'energia. Da queste equazioni è in grado di ricavare una relazione che adesso vi scrivo e che è quella poi fondamentale per capire l'effetto Compton e per risolvere tutti i problemi dell'effetto Compton. E questa relazione dice così: delta lambda, cioè la differenza di lunghezza d'onda fra il secondo picco, quello diffuso, e la lunghezza d'onda incidente, è uguale a H fratto massa dell'elettrone per C, cioè una costante, che moltiplica 1 meno coseno di φ. Questa è la formula che permette di prevedere questo che si chiama lo spostamento Compton. E che mi sembra importante sapere che deriva proprio da una applicazione di una conservazione di quantità di moto e di energia, proprio come se fosse l'urto fra palle da biliardo. Quello che ottiene Compton spiega, questa formula spiega esattamente i risultati che abbiamo visto prima. Cioè c'è proprio, adesso la esaminiamo un po', una dipendenza dall'angolo e questa dipendenza mi permette di calcolare, di prevedere quello che nei dati era il delta lambda. Quindi diciamo che l'importanza di Compton, che per questo poi riceve il premio Nobel nel 1927, quindi è stato un lavoro essenziale, è stato avere dimostrato che effettivamente i fotoni si comportano come previsto da Einstein, che interagiscono come particelle con gli elettroni liberi, conservando energia, scambiando energia e scambiando quantità di moto. Dopo Compton non si può più mettere in dubbio il fatto che effettivamente i fotoni abbiano una realtà, cioè che la luce sia fatta alcune volte di particelle, o meglio, sia interpretabile alcune volte come fatta di particelle, effetto fotoelettrico, effetto Compton, e altre volte invece abbia la sua natura ondulatoria. Quindi dopo Compton questa idea della dualità particella-onda della luce si afferma. Sì. Fermiamo solo un attimo così abbiamo tutto il tempo di commentare. Ecco, allora, riprendendo solo due osservazioni che sono uscite nelle domande che mi sono state poste. Allora, una è come mai anche nei grafici c'è quel picco a 71 nanometri. Cioè, sembra che siamo riusciti a spiegare bene come mai il fotone nell'urto, tra virgolette, aumenta la sua lunghezza d'onda, ma ci chiediamo allora quel picco a 71 nanometri da cosa deriva, no? È ovvio che non possiamo
interpretarlo con la teoria classica, perché non possiamo dare una mezza spiegazione basata sulla teoria classica e mezza su quella di Compton, quindi dobbiamo darne una giustificazione. Lo faccio subito dopo, però volevo farvi vedere ancora questa rappresentazione che trovate sempre sulla fotocopia che è presa dal testo dell'Halliday e che rappresenta bene che cosa succede durante l'urto. Cioè, vedete, mettendo l'elettrone in un sistema d'assi cartesiani nell'origine con velocità zero, il fotone arriva con la sua lunghezza d'onda, interagisce con l'elettrone, il fotone viene deviato ad un angolo φ, che è quello al quale viene messo il rivelatore. L'elettrone subisce una deviazione di un altro angolo, θ, che però ha meno interesse per quanto ci riguarda, e prende una velocità e quindi una quantità di moto. Proprio lo stesso tipo di rappresentazione che trovereste in un urto fra due palle da biliardo, quello che facevamo in terza quando studiavamo la conservazione della quantità di moto. Invece veniamo al discorso del picco da 71 nanometri. Perché in questi grafici c'è anche il picco da 71 nanometri? Ecco, questo viene interpretato in questo modo. Noi abbiamo detto finora che l'interazione del fotone avviene con gli elettroni liberi e questo determina la deviazione del fotone. Però non tutti gli elettroni del carbonio sono liberi, ce ne sono alcuni che sono molto legati. E allora quando i raggi X interagiscono con questi elettroni legati è come se interagissero un po' con tutto l'atomo di carbonio. Forse detto in modo un po' semplicistico, ma l'idea è questa, cioè un conto è il raggio X che incide sull'elettrone libero e con lui interagisce e si ottiene uno spostamento Compton dato da questa formula. Quando invece l'interazione avviene con gli elettroni legati è come se i raggi X, i fotoni dei raggi X, incidessero su tutto l'atomo di carbonio, la cui massa è enormemente più grande di quella dell'elettrone libero. Se cercate sui testi trovate circa 22.000 volte più grande della massa dell'elettrone. Allora a questo punto non è che non avvenga anche in quel caso un fenomeno come quello descritto prima, però lo spostamento Compton di questa situazione, cioè il delta lambda che si ottiene, seguendo questa legge ha però a denominatore non la massa dell'elettrone, ma la massa praticamente di tutto l'atomo, cioè 22.000 volte la massa dell'elettrone. E allora capite che con un valore così grande di massa a denominatore, il delta lambda rimane praticamente, tendente a zero, cioè una cosa molto piccola, irrilevabile. Dunque, i due picchi a cosa sono dovuti? Il picco di lunghezza d'onda superiore all'interazione tra i fotoni X e gli elettroni liberi. Il picco dei 71 nanometri, che era la lunghezza d'onda scelta da Compton, corrisponde all'interazione dei fotoni con gli elettroni legati. Allora quello è il motivo per cui ci sono due picchi e non uno soltanto. Però tutti e due si spiegano con la teoria particellare della luce, quindi come un'interazione. Va bene? Ho dimenticato di dirvi prima che questo termine prende anche un nome specifico. Si chiama lunghezza d'onda Compton. La trovate scritta così oppure qualcuno la chiama lunghezza d'onda Compton dell'elettrone, no? Ed è una costante che è possibile calcolare e che è molto importante proprio per valutare quanto diventa grande il delta lambda. Ecco, vi vorrei far riflettere un momento su questa formula. Quando noi cambiamo il valore dell'angolo, stiamo cambiando il coseno di φ. E voi sapete che il coseno di φ può variare fra meno 1 e più 1. Quando è che il delta lambda diventa il più grande possibile? Beh, quando il coseno vale 1, 1 meno 1 fa 0, quindi il delta lambda è 0. Ed è la situazione, del rivelatore posto nella direzione di incidenza. Quando il coseno cresce, questo termine assume dei valori differenti, ma quando il coseno diventa meno 1, questo termine in parentesi diventa uguale a 2, che è il valore più grande possibile per quel termine. Quindi per quale angolo si ha il più grande spostamento Compton, cioè il più grande delta lambda? Per un angolo di 180 gradi, cioè di pi greco,
In questo modo il coseno di pi greco vale meno 1 e il delta lambda, cioè lo spostamento conto, raggiunge il valore massimo di 2 volte h fratto la massa dell'elettrone per c. In pratica è come se voi andaste a mettere il rivelatore dietro il bersaglio, i raggi X, i fotoni X arrivano, incidono e ritornano indietro. Lì si ha la massima, il massimo valore di delta lambda, perché avete capito che più l'angolo è grande, più delta lambda è grande. E quanto vale questo valore, che è il massimo possibile? Beh, sono andato a calcolare, vi viene un valore di 0,005 nanometri. Cioè 5 picometri. 0,005 nanometri è la più grande differenza fra la lunghezza d'onda dei raggi X incidenti e quella dei raggi X diffusi. Adesso capite che un valore così piccolo, quando si nota? Si nota quando le lunghezze d'onda sono dell'ordine dei picometri. Ma già raggi ultravioletti estremi che hanno lunghezze d'onda dell'ordine dei nanometri non produrrebbero un delta lambda misurabile, perché il delta lambda così piccolo, diciamo, è significativo solo per lunghezze d'onda altrettanto piccole. Questo è il motivo per cui non si parla di effetto Compton per la luce visibile e nemmeno per la luce ultravioletta. Cioè, l'effetto Compton diventa significativo per i raggi X e per i raggi gamma, perché sono radiazioni di una lunghezza d'onda così piccola che 5 picometri rispetto a quelle lunghezze d'onda si possono misurare e quindi danno luogo a qualcosa di osservabile. Ecco, questo direi è un po' tutto quello che possiamo dire al nostro livello sull'effetto Compton. Quello che resta da fare è provare a fare alcune applicazioni, quindi esercizi applicativi. Io ne ho preparato una certa serie, il nostro libro li ha, e ne prendiamo anche qualcuno da quelli del... gli esami di maturità degli scorsi anni. Tra l'altro, un'osservazione, se guardate il nostro libro, il Walker, a pagina 12-13, ci fa anche una spiegazione del fatto che la quantità di moto del fotone viene usata in alcune applicazioni pratiche, ad esempio nel quel famoso progetto della NASA della vela da mandare nello spazio che si muove grazie alla pressione della radiazione, sfrutta la quantità di moto dei fotoni. E ci cita anche un'altra applicazione, cioè le pinze ottiche che vengono usate per lavorare a livello di DNA per lo spostamento appunto di componenti elementari. Quindi datevi un'occhiata sul fatto, diciamo, la spiegazione pratica che effettivamente la pressione della radiazione esiste ed è utilizzabile tecnicamente.